Questo è il tuo segno di organizzare qualcosa di cute con la tua bestie. Oggi vado a Chinatown con una delle mie più care amiche, Sara. E niente, non ci vediamo da tantissimo perché tra Natale, Capodanno, dopo Natale, poi lei prima è stata a Tokyo, infatti mi deve raccontare tutto. Siamo riuscite a beccare e niente, oggi abbiamo detto facciamo una bella giornata insieme. Vi porto con me perché sarà super divertente. Vedo che sta per la telecamera e niente, la voglio sfruttare il più possibile. Quando esco di casa una cosa che faccio sempre è mettermi le cuffie con la musica a palla, perché per l'appunto voglio entrare nel mood giusto. Oggi c'è anche il sole, quindi sarà super facile entrare in un mood giusto e alzare le vibrazioni. Yuppie! Sono diretto per Chinatown, mi ha fatto un bellissimo brunch. Estetica, è buono. Estetica, abbiamo parlato della vita, delle cose, dell'amore. E adesso diretto e poi andiamo su Dued. Thank you.
Eccoci qua, è il giorno dopo e oggi andiamo a prepararci insieme. E appunto parliamo un po' di questo topic, 2014, che cos'era, quali erano le vibes. So che molti di voi sono super giovani, quindi non hanno vissuto il 2014-2015 a pieno. E se non lo doveste sapere, c'è una conspiracy theory che appunto indica che il 2024 avrà molto molto le vibes del 2016-2014-2015 e compagnia bella. Mi voglio truccare con voi. Non andrò a ricreare un make-up look del 2016-2014, ma vorrei creare un video YouTube in cui ricreo un make-up delle Victoria's Secret Models. Come avete capito dal video, Victoria's Secret è stata una grande influenza durante tutti quegli anni. Tutte noi ne eravamo ossessionate. In una live di TikTok vi raccontavo che appunto quando ero più piccola, io e le mie amiche, diciamo che eravamo ossessionate da Victoria's Secret e guardavamo tutte le sfilate e ognuna di noi aveva appunto una modella preferita con la quale, diciamo, si identificava un po' di più. Io mi identificavo un sacco con Alessandra Ambrosio, che era l'unica italiana. Sempre a mettere questa BB cream di Herborian, a me raga piace tantissimo, è letteralmente la vita, mi piace un sacco perché ha questo effetto super leggero, in più ha un po' di SPF dentro, veramente mi dà tutto ciò di cui ho bisogno in una giornata normale. E ultimamente una cosa che adoro fare è prendere queste goccioline che sono, diciamo, una sorta di dupe di delle drops di Drunk Elephant e andarle a utilizzare come bronzer. Quindi vado a mettere una gocciolina qua, una gocciolina qua e un po' sul naso. Queste le ho prese da Primor. Oggi tra l'altro mi aspetta un sacco di lavoro perché devo per l'appunto andare a organizzare tutto il vanity. Come potete vedere adesso ho tutto dentro le mie make up bag, ma avendo appena comprato questo vanity voglio sfruttarlo al meglio. E qua sotto c'è un cassetto che devo tutto riempire e vi farò vedere su TikTok come farò tutto quel processo lì. Fatemi sapere se volete un vanity tour anche qui su YouTube. Sono molto gasata di questo acquisto della telecamera perché, vi spiego, io faccio YouTube da tanto in realtà, però non l'ho mai preso, non l'ho mai preso seriamente al 100%. Perché? Perché mi sono sempre trovata un po' in quella situazione in cui, non avendo una telecamera che mi piacesse, una telecamera affidabile con la quale, sulla quale posso contare sempre, chiaramente mi sono trovata un po' nella situazione di non prendere del tutto seriamente YouTube. Cosa che invece è molto 2014-2015. Io durante quegli anni ero ossessionata da YouTube, passavo tutti i miei pomeriggi a guardare i video delle mie youtuber preferite, tra cui una delle mie preferite in assoluto era Bethany Mota, la adoravo. Al momento penso non sia neanche più molto relevant, cioè non è più una youtuber tra virgolette famosa, però al tempo letteralmente mi accompagnava in tutti i miei pomeriggi, prima di studiare, prima di fare altre cose. Se penso a 2014, 2015, 2016, penso a degli anni molto leggeri, degli anni in cui tutti noi eravamo molto focalizzati sul momento. Diciamo che in generale non c'era molta consapevolezza, quindi non essendoci tanta consapevolezza, diciamo che le persone erano molto più improntate a vivere il momento nel momento. I giovani erano decisamente molto meno saggi di quelli di ora e di conseguenza diciamo che erano periodi meno coscienziosi, meno, sicuramente molto molto meno, come posso dirvi, legati alla crescita personale, alla crescita del mondo, allo sviluppo del mondo, ma molto più legati proprio al divertirsi, a vivere il momento al 100% ogni giorno della tua esistenza. Eccomi qui, amori, avevo fatto una piccola pausa per fare pappa perché mi era venuta fame
E niente, per concludere il discorso 2014-15-16, la mia teoria è che, diciamo che durante tutti gli anni di Covid, tutti noi abbiamo un po' sofferto di questa grande trauma di essere rinchiusi in casa, con i nostri pensieri, con i nostri obiettivi, con i nostri sogni, con le nostre realizzazioni, e tutta questa consapevolezza ovviamente ci porta molto, ovviamente a lavorare su noi stessi, che è molto bello, ma anche a allontanarci, diciamo, dal divertimento, da tutta quella parte della nostra vita, no? E su TikTok io ho fatto un video che secondo me vi consiglio di guardare, se non l'avete guardato ve lo lascio nel link in bio, che si chiama Glow Up da Zero, e vi parlavo dell'importanza di creare degli obiettivi che ricoprano tutte e quattro le sfere della vostra vita nel 2024, ovvero mente, corpo, anima e divertimento. Nel mio libro vi parlo di questa cosa, quindi se ancora non l'avete acquistato ve lo straconsiglio. Nell'ultimo capitolo, che si chiama per l'appunto il manuale della cura personale, ricopro tutti e quattro le sfere. Tutte e quattro le sfere che secondo me sono fondamentali nella nostra vita per sentirci realmente completi, no? Quindi per quanto riguarda la mente, lo studio, apprendere, andare avanti da un punto di vista di carriera. Per quanto riguarda invece l'anima, tutto ciò che è meditazione, journaling, andare dallo psicologo, oppure avvicinarsi alla propria spiritualità. Per quanto riguarda invece il corpo, tutto ciò che ci fa bene, bere acqua, provare diete diverse, provare ad ascoltare il proprio corpo, provare l'intuitive eating, trovare delle maniere per fare un glow up ai capelli, alla pelle, eccetera, eccetera. Ed infine divertimento, cioè il divertimento è molto importante, raga. Io in questi anni ho messo completamente da parte il mio divertimento per dare priorità alla mia crescita. E questa è una cosa che secondo me abbiamo vissuto tutti collettivamente un po' per scelta e un po' per, diciamo, necessità, nel senso che ci siamo trovati tutti quanti nel 2020 a vivere una pandemia, rinchiusi in casa, quindi ovviamente il divertimento non solo non era più la nostra priorità, ma non era più proprio una cosa che faceva parte della nostra vita, in quanto molto spesso divertirsi include uscire, include fare attività all'aperto, include uscire dalla propria zona di comfort. E invece credo che molti di noi in tutti questi anni si siano molto adagiati nella propria zona di comfort, io compresa. E ho imparato a divertirmi da sola, ho imparato a godermi la casa, io amo stare a casa mia, io amo non dover uscire di casa, veramente adoro passare tempo da sola, ma quest'anno voglio focalizzarmi tanto sul mio divertimento e quindi credo che anche per questo motivo il 2024 abbia queste vibes, 2016-2014, perché finalmente ci siamo tutti ripresi completamente dalla pandemia, soprattutto da un punto di vista psicologico, cioè sembra veramente un sogno brutto e lontano. Bene, ho acceso la luce intanto perché qui è venuto buio. E per l'appunto, ecco, diciamo che secondo me la verità dietro a questa conspiracy theory 2014 uguale 2024 è semplicemente legata al fatto che tutti noi sentiamo la necessità di rivivere un po' quella leggerezza. E secondo me la cosa più bella sarà vivere la leggerezza con la consapevolezza che ci ha dato la vita negli ultimi anni. Quindi per quanto mi riguarda, per esempio, ieri la giornata con la mia amica è stata 20 volte più bella di quanto fosse la mia vita nel 2014, perché prima realmente non ero in contatto con me stessa, non sapevo cosa significasse essere grati per ciò che si ha, non sapevo cosa significasse vivere nel momento, non sapevo cosa significasse meditare, le affermazioni positive, far sapere alle persone nella tua vita che li vuoi bene, che le adori, che fanno veramente parte della tua vita per un motivo. E quindi mi auguro che tutti noi possiamo vivere questo 2024 sì con la stessa leggerezza, spensieratezza, il focus su un divertimento, sull'uscire dalla propria comfort zone, ma allo stesso tempo di portare tutta la consapevolezza che abbiamo accumulato in questi anni in queste esperienze. Fatta questa bellissima riflessione, volevo farvi vedere che cosa ho comprato ieri, che sono stati in realtà
per il momento gli unici due acquisti che ho fatto con i saldi. La prima cosa è questa magliettina adorabile che ho preso da Subdued e vi spiego la mia tecnica. Allora, io tendenzialmente in negozio non compro mai quando le cose sono a prezzo pieno. Se c'è una cosa che mi piace veramente tanto, aspetto fino a quando ci sono i saldi, perché solitamente tutto viene messo in saldo. Se durante i saldi quella cosa mi piace ancora, la compro e la compro a meno. Infatti questa magliettina, se non sbaglio, costava 20 euro, 25 euro da Subdued e io l'ho pagata 12, quindi metà prezzo, e è troppo carina, mi piace un sacco. Ho deciso che sostanzialmente, così come moltissime persone collezionano le cose più disparate e strane, io voglio collezionare baby tees, perché alla fine ho pensato, se mai avrò una figlia le posso passare a lei, o comunque possono far parte della mia collezione personale. È una cosa carina che mi è sempre piaciuta, io ho sempre amato le magliettine, e quindi avvierò questa collezione di baby tees. Mi piace un sacco perché appunto è, diciamo, gli essentials di una girl, quindi abbiamo la pizza, il lollipop, i biglietti per il cinema, il caricatore, le chiavi di casa, le cuffie, il telefono, cioè troppo troppo carine. Anche se non sono esattamente i miei essentials, mi piace proprio come magliettina. E poi abbiamo qui invece il danno che ho fatto da Brandy. Come vedete, inizialmente io cerco di non acquistare mai troppo, perché voglio che il mio armadio rimanga pulito, solo con gli essenziali. E proprio perché sono molto fissata con gli essentials, ho preso questa magliettina grigia carinissima, di questo grigio chiaro chiaro, che è perfetto con i pantaloni che avevo ieri, che hanno appunto questo grigio chiaro che è abbastanza difficile da abbinare con un altro grigio, a meno che non sia lo stesso tipo di grigio. E quindi le avevo addosso, visto che erano lo stesso tipo di grigio, e ho deciso di prenderla. Secondo me troppo carina. Per quanto mi riguarda, credo che il grigio mi doni così così, però il grigio chiaro, così come il bianco, secondo me mi dona molto. E quindi niente, mi piace molto questa baby tee, è di Brandy, e anche questa l'ho trovata in sconto. Invece di costare 18, l'ho pagata 12 tipo, quindi anche questa, diciamo, un affare tra virgolette. Però le cose di Brandy, raga, io ho ancora cose di quando ero adolescente perfette, cioè letteralmente ho cose che continuo a lavare, a lavare, a lavare, che non si rovinano mai, quindi sono molto contenta dei miei acquisti. Staglia di Victoria's Secret, perché fa freddo con soltanto la magliettina. Ovviamente fatemi sapere se vi è piaciuto questo tipo di contenuto un po' più spontaneo, un po' più leggero, un po' più, diciamo, non pensato. Devo dire la verità, molto spesso mi faccio un sacco di, non seghe mentali, però comunque sia, cerco sempre di portare contenuti che vi possano dare valore, e questo significa molto spesso non farvi vedere la mia personalità al 100%, non farvi vedere la mia vita al 100%, perché chiaramente molte volte far vedere la vita di una persona non è esattamente la cosa più costruttiva che ci possa essere, ma proprio perché credo che questo 2024 sarà un sacco all'insegna proprio del divertimento, della crescita personale attraverso proprio anche la condivisione e il vivere i momenti a pieno. Credo che possa essere anche costruttivo per voi vedere cose che faccio in giornate random. Penso che il prossimo video che farò è un vlog di una date night tra me e Blue, quindi tra me e il mio ragazzo. Lunedì andiamo in un'osteria bellissima, quindi vi voglio portare con me, mi voglio preparare con voi, voglio farvi vedere tutto, e niente. Per me è stato veramente un super piacere portarvi nelle mie giornate. Fatemi sapere cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Muah!